Allora, sono a Milano, a Malpensa, sono da solo perché Pina non c'è. Mi accompagnerà Albi, che è il nuovo acquisto di quest'anno, mi accompagnerà in verità in giro a tutte le gare. L'avete già visto Albi l'anno scorso nel vlog di Assen. Quindi sarà una stagione nuova con una persona nuova. Sarà sempre in famiglia. Ci vediamo dopo. Guida mano, ma non mi ha portato il merch. Grazie Eddie. Diciamo che è arrivato il mio pass. Bello, quanto pesa? Pesa un quintalino. Con questo si va un po' dove si vuole, ragazzuoli. Siamo tranquilli, dobbiamo fare un po' un sopralluogo, vedere com'è la tribuna. Siamo arrivati nel paddock, qua c'erano tutti gli uffici dei ragazzi e adesso andiamo a farci la colazione a beccare Pecco. Siamo in onda. Questo è l'Hospitality, una struttura formata da un sacco di camion che si incastrano e si montano. E qua mangiano i piloti, gli ospiti, il team. Ecco, Manu si sta facendo il long lap penalty. Siamo all'autodromo internazionale di Algarve. Questa è la curva 1. Guardate il dislivello che c'è tra l'inizio della staccata e quando si va alla corda. Fa impressione. Il giovedì è un giorno molto calmo. Stanno facendo la griglia di partenza. Buono, la matriciana mi hanno fatto sentire a casa. Buona. Ha iniziato a piovere, bagnato tutto, ha rovinato lo spirito del sole. Dobbiamo ritirare dei pass per andare in tribuna a distribuire le bandiere. Questi sono tutti i box dei piloti della MotoGP, da là al fondo entrano in pista. Qua c'è la tribuna centrale. Abbiamo lo sticker per lo scooter, adesso ce ne affittiamo uno. E abbiamo anche i pass. Albi, ma qua si dice portiamolo o portimaolo? Curva 1 e 3, con la tribuna. No, non c'è. Opla. Opla. Box tour. Sì, Pecco ci fa fare un bel box tour. Adesso lo stiamo aspettando che giustamente come tutti. Come tutti. Come tutti. È tutto da bippare. Allora, si parte nel box con la parte retro box, abbiamo gomme, sospensionista jack che mette a posto tutto, carene, varie cose, il nostro Tommy, mitico. Ciao, dai gas! Passa alla parte bella del due moto, sono anche già montate quindi non c'è problema di mettere tutto chiuso. Tutto bippato. Dove mi siedo io, dove mi preparo per entrare in pista, i tecnici, Tommy in questo caso, Christian non c'è perché per fare giocare a carte e basta, direi che la bambina, Paolo, Ivan, Bento, Jack, ciao, Mickey e Jack, vai Jack. Top. Giovedì finito, abbiamo fatto la pappa, adesso lasciamo il circuito verso altri lidi. A domani. Spingi un botto, bra. Elettrico. Madonna. Abbiamo affittato uno scooter elettrico
Ora stiamo andando in circuito. Piacevolmente. Siamo arrivati a curva 1 e qua c'è la tribuna di Pecco. Ragazzi, tutto pronto e palle al balzo. Abbiamo tre settori, curva 1, blocco 1, 2, 3, saranno 1000-1500 persone qua a Portimão. E vediamo come va, cosa succede. Partita l'FP1, stanno uscendo dalla pit. Piazzati a curva 1. È normale, curva 1, FP1, curva 1. FP2, curva. Stamattina ci hanno detto che c'era un dito di sabbia sulla pista. Così. Lui, sì, Pecco ha detto che la pista non è il massimo, però. Ma tu l'hai visto? Sì, l'ho beccato. Non lo sono andato per visto. Speriamo che le condizioni migliorino, ora stanno girando moto 3, moto 2, quindi le condizioni dovrebbero essere un po' meglio oggi pomeriggio per le practice. Dovete sapere che a Portimão c'è una piscina gigante in circuito. Practice in corso, mancano 20 minuti e 16 secondi. In questo momento Pecco è 15esimo, è appena rientrato, ancora con le gomme usate, quindi dovrà fare ancora una run dopo questa con le nuove per il time attack. Quale prendo? Allora, practice finito, venerdì c'è un po' di tensione. Passati, Q2, tutto bene. Ragazzi, fine giornata di venerdì, c'è un bel tramonto in pit lane. Ed è solo l'inizio. Buongiorno ragazzuoli, sabato mattina, siamo appena arrivati in circuito, siamo pronti a una bella giornata. Oggi è sabato, vado. Sabato mattina, siamo in pista. Tra poco iniziano le FP2, poi ci saranno qualifiche, ce le guardiamo in pista, ma che bello! La videocamera la costruiscono là sopra o ce la portano? Un giro, cioè quello buono un giro, perché gli altri andavo lungo sbagliato. Ma che era proprio così? Sì, però. Come te l'avevi visto sabato, mano? Speriamo si trasformi in meno sofferenza. Però non so. È presto perché adesso iniziano le prove. E poi italiane col Gran Premio che comincerà per quello che riguarda la MotoGP domani alle 15, preceduto dalla Moto 3 che aprirà la nostra giornata. Prins Radesh hier, welkom. Beh, comunque ora c'è tensione. C'è tensione? Abbastanza. Si aspetta, partiamo quarti, che voglia, ma anche un po'.
abbiamo appena salutato il Giappone che si parte. Adesso andiamo a vederci la pista. E dietro. E forza, forza tutta. La schifo. Lunghi, siamo andati lunghi. Peccato, però passo c'è. Allora, non ci lascia in pace neanche quando siamo a 1500 km di distanza. Io devo controllarmi sempre, tutte le volte, tutto il giorno, non posso lasciarvi da soli. Se riesci a farmi mandare un audio da Tommy dove mi dice di stare tranquillo che è tutto sotto. Carla, fai con le bandiere. Vai, vai. Vai. Non è partito, almeno è andato avanti. Secondo me va più o meno uguali. Che questo? In partenza. E un'altra giornata è andata? Bene. Bene, dai, tutto sommato è andata bene. Bene, bene, bene. Ora è sabato sera, noi andiamo a riposarci. Carichi per domani. E ci vediamo domenica. Ci vediamo domani. Domani che è domenica. Attenzione, domenica, attenzione. Siamo arrivati in circuito, ragazzuoli. Allora, ovviamente il paddock la domenica è un'altra cosa. E strapieno di gente, la tensione inizia a sentirsi e adesso noi facciamo una colazione e poi abbiamo uno schedule finto. E ci vediamo tra poco. Però va bene, dai, tranquillo. Domingo, depois do dia de ontem. Siamo venuti a recuperare le bandiere, dovrebbero essere 1500. C'è mutismo fino a dopo la gara, di solito non si parla. Ecco, entrato nei box e adesso sì. Calma, silenzio. Aspetta quella mezz'ora di stomaco stretto. Gara finita e siamo in pit lane. È andata, è caduto Pecco, però succede. No, le gare sono anche fatte così, quindi niente, ogni tanto va bene, ogni tanto va male. Si va. Ci rifaremo ad Austin. Noi non andremo, però. Si rifarà. Poco da dire. Sì, poco da dire. Un saluto da Fabio Caressa e Beppe Bergamo.